remember that power is a double-edged blade. One side light, the other dark. It calls to you when you are most desperate. When victory seems worth any sacrifice. There is a price to be paid for such a gift. And many eagerly accept the bargain. The righteous and the meek may recoil at its cost. But they have no vision. Power alone is not to be feared. Fear instead those who wield it. No, raga, cerchiamo di farli seri. Ora, riallacciatevi le braghe, levatevi il membro dalla mano, non mi andate in hype solamente per un video, fatto sicuramente bene che avete visto. E ciao cari, sono Matrix, signori, bentornati cari nel canale. Finalmente la Blizzard ci ha fatto capire qual è la nuova espansione o avventura, espansione, non l'ho capito perché c'è sta sia l'espansione che un'avventura, Cavalieri del Trono di Ghiaccio. Cari, sentirete probabilmente un bordello intorno a me, lo sapete, ve l'ho scritto e ve l'ho detto, sto al Crema Comics and Game, anzi qua ho anche una bella visuale, tra gente che beve e gente vestita, da cos'è vestito? Ma cos'è vestito quello? Oh signor caro! Ho problemi di vista, serio. Comunque, evitiamo di parlare male dei cosplayer, ognuno ha un suo stile di vita e noi lo accettiamo. Cari, 5 carte uscite. 1, 2, 3, 4 e 5, eccovele qua. Ora, non voglio io, come ho fatto in passato, dirvi sta carta si userà in, sta carta non è forte perché, raga, sono uscite 5 carte, ce ne mancano 130, non facciamo gli spavalli di sto cazzo, vediamo una carta per quello che è, non per quello che potrebbe essere o diventare, visto che, ripeto, visto che mancano la maggior parte delle carte, mancano tutte le sinergie che una carta, che adesso andiamo a vedere, può attuare con le arte. La prima che vi propongo, il nome non me lo ricordo perché, capite bene, non mi ricordo i nomi delle carte normali, figurati se vi ricordo i nomi delle carte appena uscite. La prima carta che andiamo per l'appunto a vedere è il Chillblade Champion. Cari, questa carta non so perché, carta del pala di classe, un 4 mana 3-2, quindi delle stat per lo più infime, non so perché, ma assomiglia molto al Wicker Flame, no? Il Wicker Flame, sempre carta del pala, 3 mana 2-2, quindi diciamo che a parità anche lui ha stat praticamente infime, con la differenza che questo c'ha Divine Shield e Taunt e quello c'ha Charge. Cari, entrambi fondamentalmente sfruttano questa nuova meccanica, la nuova meccanica del Life Steal. Che vuol dire Life Steal? Che vuol dire rubo la vita, cioè tu fai danni pari a un tot e tu recuperi vita pari a un tot. Ora, il Wicked Flame fondamentalmente faceva la stessa cosa perché danneggiava e in funzione del danno ti curavi, quindi fondamentalmente, cari, secondo me sta carta, dopo l'uscita dell'espansione o dell'avventura, abbiate pazienza, non ho capito che cazzo è, sarà fondamentalmente un Divine Shield, Taunt e Lifesteal. Ora, cerchiamo di vederla in azione perché vi ho trovato un video gagliardo in cui potete vedere il nostro chill, non mi ricordo il nome, ma abbiate pazienza, ormai lo sapete, vedete, è un carica, ah, per l'appunto è un 4 mana, nella clip diciamo che di turno 10 lo metto in combo, c'è un casino, nel frattempo non si sente niente, probabilmente, spero poi si senta, spero di darlo bene, lo vedete, gli mette il destriero, fondamentalmente diventa 5-8, attacca face il pirate e fondamentalmente, cari, si cura dei 5 danni, avete visto anche, no, l'animazione carina con quel cuore fucsia. Non so, cari, è una carta che in realtà potrebbe avere una buona value, chiaramente io la potrei anche vedere in un buff pala, no? In modo che voi buffate ulteriormente il vostro Chillblade Champion, da 3-2 vi diventa fondamentalmente un 4-5, un 6 di attacco, per poi, cari, approfittare sia della carica che del lifesteal. Cari, teniamola d'occhio perché potrebbe realmente non essere sbagliata, non potrebbe essere male. Cari, prossima carta che vi propongo, probabilmente l'avete già vista, visto che io questi video li faccio sempre in ritardo, però capite bene che io quel giorno stavo in treno a farmi due coglioni grossi così, tra la puzza eccetera, ma questo è un altro discorso, sai, Spirit Lash. È una carta di classe del Priest,
cari, lifesteal, quindi la sinergia con lifesteal ormai l'avete capita, fa un danno a tutti i minion. Cioè fondamentalmente è un Wirewind che costa un mana in più, ma quel mana in più è giustificato dal fatto che lifesteal è un revenge, quindi a pari mana entrambi fanno un danno a tutti, soltanto che il revenge potrebbe farne te a tutti, perché lo conoscete, è la carta del warrior che probabilmente vi faccio apparire da qualche parte. Potrebbe essere interessante. Il priest comunque ha bisogno di qualche AoE in early. Diciamo che fondamentalmente il priest adesso come AoE in early avete solamente il pyro, che in combo con tutte le magie basse può andare a fare parecchi danni alla board avversaria. È un mini Olinova, se così vogliamo. È una carta che comunque, cari, secondo me potrebbe essere molto molto utile. Potrei rialzare la situazione, potremmo utilizzarla in un quest priest, magari giocarla in combo con Thanos. Thanos, grazie al Deathrattle, vi fa avanzare la quest. Inoltre vi dà un più uno spell damage, che giocato con questa carta vi fa fare due danni a tutta la board e vi cura di due per ogni minion, diciamo, danneggiato. È chiaro, cari, che giocarla in combo magari contro un deck aggro in cui due danni rischiate di pulire la board e di farvi parecchia tanta salute, nel frattempo con Thanos, vi ripeto, andate avanti con la quest, potrebbe essere una bella cosa. Il discorso, cari, è questo: potrebbe questa carta, e quindi con Thanos, andare a rafforzare quello che finora è un quest priest che non è utilizzato da nessuno? Questo non lo so, cari, perché la Blizzard ci ha appena detto che metterà numerosi minion con Deathrattle, quindi magari metterà dei minion con Deathrattle solidi, forti, con comunque buona board presence, in modo che, perché no, la quest potrebbe comunque trarne vantaggio e potrebbe, perché no, essere utilizzata. Io spero, cari, che con questa espansione la Blizzard possa farci utilizzare delle carte che adesso sono morte. Questo è il Warlock, questo è il Priest, questo è il Lantern, questo è lui. Non lo so, cari, qualcosa se ne aumenta, ma non possono fare delle carte e poi lasciarle a marci così perché non sono utilizzate. Andiamo, cari, alla prossima carta. Respiro perché faccio difficoltà a parlare. Ah, la prossima, qua ci facciamo due risate. Ce ne facciamo anche tre di risate, perché io questa carta la amo. Io questa carta l'adoro, è il Deathstalker Rexxar. Cari, non facciamo confusione, perché ho visto delle confusioni. Questa carta con Jaraxxus non c'entra un cazzo. Jaraxxus è una carta che sostituisce l'eroe con con Jaraxxus. Questa qua, cari, è un po' come se fosse una specie di cover per il cellulare. Passatemi il termine, è un po' come se fosse questa cosa blu sopra il cellulare. Voi avete Rexxar, è un po' come se mettete un'armatura a questo Rexxar. Infatti dall'immagine si vede Rexxar Gagliardo con l'armatura. Questo qua che vi dà prima di tutto 5 di armor, così per gradino. 6 di mana, 5 armor, ti è Rexxar, prenditi 5 armor che magari c'hai bisogno. In più, The Battlecry, grido di battaglia, fa 2 danni a tutti i servitori nemici. Quindi, cari, se vogliamo, è un po' come se fossi un Primordial Drake con un effetto migliorato, perché fa 2 danni a tutti i servitori nemici. In più, cari, la cosa interessante è che vi permette di utilizzare un nuovo Hero Power. Con questo Hero Power, chiaramente, andate a togliere quello che fa 2 danni a tutti e mettete un potere in modo che vi possa in qualche modo far craftare una bestia. Ora, come vedete dalla clip, vi fa vedere esattamente quello che vi ho detto io. Lo vedete? È come una specie di cover, che è come se fosse un'armatura, ripeto, che va sopra Rexxar, vi dà 5 di armor, fa 2 danni a tutti e per l'appunto vi dà, cari, un potere eroe, in modo che voi potete, in base a 3 bestie prese random, scegliere le 2 che più vi piacciono in base alla situazione, in base al deck avversario, e crearvi quindi un mostro che abbia i poteri di entrambe le carte in questo modo, diciamo, scelte. Il discorso, cari, è sempre quello. Stiamo parlando di Rexxar. Questa carta a 6 di mana è una carta che è il contrario un po' di una carta tempo. Anzi, è una carta che vi dà uno svantaggio tempo. È un tempo host della Madonna. E quindi è normale, cari, che giocarlo su un face è improbabile. Perché? Signori, il face hunter è forte proprio del fatto che l'hunter fa 2 danni di hero power. Se voi mi cambiate l'hero power e mi mettete un hero power del tutto control, è normale, cari, che stiamo a parlare del nulla. Anche in un mid hunter, diciamo, la cosa non è che mi faccia troppo impazzire, perché vengo a ripetere che questa, diciamo, è una sinergia utilizzabile soprattutto da un deck control. L'hunter purtroppo, cari, non è control. Ora sì, fa anche 2 danni ai servitori nemici, il che è una bella OE. Però ripeto sempre una cosa, l'Hunter vogliono sempre farlo diventare control, anche con la carta King Dread, che io ho sempre detto che non verrà mai utilizzata, perché, ripeto, è una carta proprio control. Vediamo un attimo se con tutte 130 le altre carte che usciranno, magari la Blizzard ci degna di regalarci qualcosa per l'Hunter.
qualcosa di Control, in modo che finalmente, per una buona volta, possiamo utilizzare Rexxal in stile Control, che è la cosa che io sto aspettando ormai da parecchio tempo. Ed ecco, signori miei, che vi presento. Nel frattempo mi si sono collate le cuffie e fa un caldo veramente imbarazzante. Cioè, qua crema se muore, cari. Non venite a crema, perché qua veramente morite di caldo. Magari invece in inverno e vi piace un po' di fresco. Shallow Grave Digger. Digger, che poi digger, che vuol dire digger? Non lo so, è un 3-1 a costo 3, stat di merda. Stat di merda, perché capite bene che uno di vita lo trattate con qualsiasi cosa, lo trattate con l'Hero Power del Mage, con Wirewind, qualsiasi cosa, cari, potrebbe fare un danno. Il fatto per cui ha le stat così brutte è perché è un Death Rattle che aggiunge un altro mino Death Rattle alla tua mano. Fattore totalmente random, però cari, è anche vero che nel caso in cui la state giocando sempre con la solita quest del priest, potrebbe darvi un ulteriore vantaggio, cioè potrebbe proprio aumentare le carte del tratto in mano in modo da fare la quest relativamente velocemente. E perché no, cari, poi provare comunque a rendere una classe, o meglio uno stile di gioco come il quest priest, utilizzabile. A me la Shallow Grave Digger non mi fa impazzire, non mi voglio spingere oltre, perché l'ultima volta che ho detto che una carta è una merda, questa era Tarim, avete fatto un culo grosso così, perché poi Tarim, avete visto, è una delle carte più giocate e più forti del gioco. Momentaneamente non mi fa impazzire perché secondo me il potere, il costo in mana e le stat non giustificano l'utilizzo di questa carta in un deck. Però, ripeto, cari, probabilmente potremo vederla, perché in tutte le carte che usciranno magari potremmo trovare spazio anche per questa signora. Andiamo alla prossima, cari, la prossima ed ultima carta, mi pare ultima carta, è il Prince Keleset. Ora, Prince Keleset, non so perché, ma io appena ho letto poco fa, perché diciamo che le sto vedendo solamente adesso, cioè le carte le sto studiando solamente da una mezz'oretta, questo Prince Keleset assomiglia un po' a Reno Jackson, anche se non c'entra un cazzo con Reno Jackson, abbiate pazienza. Reno Jackson sembra un po', che ne so, un caspita di Camalacciolo, questo sembra un po' un demone, e non c'entra un cazzo manco per l'effetto, perché Reno Jackson ha un effetto totalmente diverso. Però questa carta, signori, vi preclude il fatto di poter giocare carta a due mani, perché se il tuo deck non ha carte a costo 2, allora buffate tutti i minion del deck di uno, di più no più. Signori, tutti i minion del deck. Se io leggo un altro stronzo che mi dice che sta carta è forte nel deck Hunter perché dopo che sviluppi la quest, che poi sarà ingiocabile, non lo so, mi fa spawnare, come si chiama, caro leggendario del coso? Carnassa, grazie caro, dalla regia, non mi ricordo i nomi. Cioè, King Carnassa ti dà poi tutti quei minion là. Però il problema, cari, che sono dei token di King Carnassa, non sono carte che avete nel deck. Quindi questa carta vi buffa di più no più uno solamente le carte che avete nel deck. Ora, è utilizzabile in early, in late? Cari, in late assolutamente no. Giocare un costo 2 in late, comunque in una parte di, cioè in una zona di partita in cui forse voi non avete più bisogno di buffare di più uno, ha poco senso. Giocarla in early è sicuramente forte. Se voi la prendete, diciamo, nel Mulligan, potete sopperire alla mancanza di minion o spell a costo 2 mettendo il Prince Keleset, e poi buffando comunque tutti gli altri minion avreste, cari, una grossa value. Magari, che ne so, metterla in un Warlock Zoo, in modo che potete, nel caso in cui voi non la mulliganate, sopperire alla mancanza di drop a 2 mettendo per esempio 2 drop a 1. Non lo so, cari, però è anche vero, signori, che ricordatevi una cosa: giocare il Prince in una classe come il Mage vuol dire che voi non potete giocare il Grifo, non potete giocare l'Arcanologa. Mettere il Prince in una classe come il Warrior vuol dire che voi non potete giocare Execute, non potete giocare Revenge, anche se Revenge mi pare che sia basato in Wild, ma questo è un altro conto. Cari, mettere questa carta nel Priest vuol dire che voi non potete giocare Mind Vision, metterla nel Warlock non potete giocare il Dunce. Signori, abbiamo veramente, cioè, questa carta ha la forza tale per cui noi non dovremmo avere qualcosa di turno 2? Questa carta, se noi non la mulliganiamo e siamo magari un deck control, anche se la vedo più come carta per midrange ed aggro, vuol dire che noi control non possiamo giocare un turno 2. Giocare un turno 2, tra virgolette, in bianco, visto che comunque non abbiamo nemmeno drop a 1, vuol dire che se incontriamo un aggro ne giochiamo dal turno 3. Il che, cari, la cosa mi fa un po' storcere il naso. Signori, questa è la storia, queste sono le carte, questa è la prima sensazione che mi hanno dato queste carte. Ora, è vero che la Blizzard ci ha promesso che ci saranno queste ali, dalle ali possiamo prendere delle buste, battendo il leader possiamo prendere una leggendaria, tutto, cari, quello che volete. Io spero vivamente che la Blizzard, con quel pazzo schizzato ridaiolo di Ben Broad, non ci incula ancora tanti soldi, cioè non faccia un movimento simile a quello di un elicottero in beccheggio, se così mi potete consentire, cari. Io vorrei veramente che sia un'espansione, tra virgolette, economica. Io vorrei che l'espansione possa diminuire il fattore RNG, ma questo lo dico sempre e mai succede. E vi dico una cosa, non vi azzardate a dire
come ha detto la Blizzard, che questa espansione rallenterà il meta. Non mi dite che rallenta il meta, perché il meta non si rallenta. Il Pirate Warrior rimarrà, signori. Il Pirate Warrior rimane saldo nella posizione, non si rallenta un cazzo. Probabilmente si velocizza anche, ma il Metacarry non rallenta. I deck agro continuano ad esserci, continuano ad esserci i deck control. Devono capire una cosa, che non devono rallentare meta. Devono fare in modo che il deck non si basi quasi esclusivamente sul cubo di culo. Signori, questo è quello che ne penso, spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, mettete un bel like, se non siete iscrivetevi, commentate, condividete. Un buon proseguo di giornata. Un abbraccio, caro, me lo offri una birra, ma sì. E bella, va bene.